Ancora fuochi, ancora fiamme nell'isola, ormai da giorni stretta nella morsa degli incendi. Le alte temperature, il forte vento e forse la mano di qualche piromane senza scrupoli hanno creato un mix perfetto per alimentare i vari roghi scoppiati in tutta la Sardegna. Proprio ieri un vasto incendio ha interessato il paese di Ghilarza. Un rogo che prima di essere domato ha percorso una ventina di ettari a macchia bassa, pascolo e stoppie a poche centinaia di metri dall'abitato del paese. In località Ismendulas, sulla strada che conduce al santuario di San Serafino. Sul posto sono immediatamente intervenute alcune squadre del Corpo Forestale, di Forestas, dei Vigili del Fuoco e delle compagnie barraccellari di Abbasanta, Norbello e Ghilarza e due elicotteri della forestale e un altro dell'Esercito. L'architetto Federica Pinna, neoassessore all'urbanistica, aveva un contenzioso col comune. Sarebbe stata questa la causa di incompatibilità per il suo ingresso nell'esecutivo, guidato dal nuovo sindaco di Oristano Andrea Luzzu e segnalato dai banchi dell'opposizione. Ieri pomeriggio, in un comunicato di tre righe, dal comune di Oristano si sono affrettati a chiarire la situazione. La nomina dell'assessore all'urbanistica Federica Pinna è legittima, si legge nella nota. Ogni possibile causa di incompatibilità è stata rimossa dallo stesso architetto Pinna, rinunciando al contenzioso col comune prima ancora della nomina assessoriale. Comunicato stampa che mette fine alla ridda di ipotesi che si erano fatte a distanza di poche ore dal conferimento delle deleghe all'assessore Federica Pinna, soprattutto per chi stava pensando che Andrea Luzzu aveva commesso due errori grossolani nel giro di pochi giorni. Alla base di una possibile incompatibilità dell'architetto Pinna, un contenzioso con il comune di Oristano a cui la stessa avrebbe rinunciato prima di assumere l'incarico. Le rassicurazioni vengono fornite dal segretario generale del comune Zimele, il quale rassicura che è stata rimossa ogni causa di possibile incompatibilità. Una nuova protesta con minaccia di sciopero per i lavoratori della Team 3R, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e aziendali. I sindacati di Fit, Cisle e Will Trasporti ancora una volta denunciano una situazione ormai insostenibile. In una situazione intollerabile come questa, come si legge in una nota diffusa dai sindacati, non si può più continuare a chiedere ai lavoratori di garantire con continuità i servizi di raccolta, attività che con sacrificio hanno garantito finora, nonostante i mancati pagamenti adesso non ci sono più le condizioni minime per la garanzia dei servizi si organizzeranno subito le assemblee nei cantieri e si proclamerà già nei prossimi giorni una giornata di mobilitazione. La ditta, si legge sempre nella nota, continua ad attribuire le responsabilità dei mancati pagamenti delle retribuzioni al ritardo delle rimesse delle amministrazioni comunali, ma non sempre questa motivazione corrisponde al vero. Lo storico problema del ritardo nel pagamento degli stipendi, la difficoltà a garantire le riparazioni e la manutenzione dei mezzi e quindi anche la sicurezza dei lavoratori è la risultante del fallimento amministrativo e gestionale di questa azienda. Già a dicembre scorso i sindacati avevano investito del problema il prefetto di Oristano. A gennaio, proprio davanti al prefetto, l'azienda si era impegnata a regolarizzare entro i primi mesi dell'anno i pagamenti per il Fondo Previ Ambiente. I buoni pasto arretrati, tredicesimi ed altre mensilità arretrate, a versare le quote relative al fondo FASDA e le quote sindacali. Ad oggi niente di fatto se non in piccola parte di quanto promesso e sottoscritto in data 10 gennaio 2017. La cosa che preoccupa maggiormente le organizzazioni sindacali e i lavoratori, oltre al cronico ritardo nei pagamenti, è la solidità economica dell'azienda, conclude la nota, ed esprimono il totale dissenso sulle motivazioni che vengono puntualmente utilizzate in modo ormai evidentemente preoccupante testuoso per giustificare la sistematica mancata erogazione delle retribuzioni nei tempi concordati. Prefetture, Regione e Vigili del Fuoco si sono confrontati ieri mattina a Cagliari sulla gestione dell'antincendio nell'isola. All'incontro hanno partecipato il prefetto di Nuoro Carolina Bellantoni, il prefetto di Oristano Giuseppe Guetta e il prefetto di Sassari Giuseppe Marani. L'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano, accompagnata dal comandante del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Gavino Diana, dal direttore generale della protezione civile Graziano Nudda e dal capo di gabinetto Franco Corosu, nonché i rappresentanti del comando. Il provinciale dei vigili del fuoco. Tutti hanno sottolineato l'importanza di affrontare la campagna antincendi in modo coordinato e sinergico con spirito di collaborazione, così si legge in un comunicato diffuso dalla Regione. L'assessore Spano ha confermato la disponibilità a firmare al più presto la convenzione da 600.000 euro a fronte dei 430.000 stanziati in bilancio. È spiegato che nella prossima seduta di giunta sarà approvato il disegno di legge di variazione di bilancio, che permetterà di garantire la copertura anche dei restanti 170.000.

Ieri mattina il sindaco di Oristano, Andrea Luzzo, ha ricevuto a Palazzo Campus Colonna il Capitano Francesco Giola, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Oristano, un importante colloquio che ha permesso di affrontare alcune tematiche di interesse comune e di concordare delle iniziative di comunicazione sociale con il coinvolgimento delle scuole e della consulta giovanile, rivolte principalmente agli studenti. Il primo cittadino e il capitano Giola si sono inoltre confrontati sulle principali tematiche legate all'ordine pubblico nel territorio, all'avvio dei servizi servizi di controllo per un'estate sicura al fenomeno delle truffe agli anziani, agli incendi e alle azioni di protezione civile. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Giuseppe De Sena, il disegno di legge che istituisce l'anagrafe regionale degli studenti, un importante strumento che servirà a migliorare, conoscere e governare sempre meglio i processi connessi all'istruzione, a monitorare le dinamiche derivanti dai diversi percorsi scolastici e valutare gli esiti delle politiche e degli interventi messi in atto. Domani, sabato 15 luglio, l'unità operativa di neuroriabilitazione dell'Ospedale San Martino di Ristano, dedicata alla riabilitazione intensiva ad alta specialità delle persone che hanno subito una grave lesione cerebrale dovuta a traumi cranici, ischemia o emorragia cerebrale, infezioni o neoplasie con una conseguente perdita di coscienza superiore alle 24 ore, compirà il suo primo anno di vita. Inaugurato il 15 luglio 2016, dopo i primi mesi dedicati all'arruolamento e alla formazione del personale, dall'ottobre scorso ad oggi il reparto ha preso in carico 38 pazienti in degenza ordinaria e 5 in dei hospital provenienti dalle unità di rianimazione, neuro-rianimazione, neurochirurgia, neurologia dalla della Sardegna, affermandosi come polo di riferimento regionale accanto all'azienda ospedaliera Abruzzo di Cagliari.